Benvenuti, buonasera, un'altra puntata di Restart. Questa sera parliamo sempre di ripartenza, di futuro, di prospettive, ma questa è una puntata particolare proprio per le ripartenze. Questa è la puntata che reputo quella che darà il là alle riflessioni per una ripartenza e per la capacità di resilienza. Parola abusata, ma in questo caso è adattissima. Ma come al solito non sono solo. Benvenuta Ilda. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i nostri cari telespettatori. Finalmente mercoledì sera, l'appuntamento tanto desiderato della settimana. Grazie Ilda. Sai hai detto che... bene comunque. Sì? Oggi andremo a parlare di una storia di coraggio, ripartenza e positività. Bella Ilda, belle queste quindi, parole. Quindi puntata veramente interessante. Però devo dirti una cosa Ilda, io sì, ci ho provato perché sì, so che questo tuo Amis è del tuo armadio come al solito. Perché D'altronde il Covid ci impedisce di poter avere gli abiti. Fare shopping, si inizia pian piano. Pian diciamo. Piano, però noi avevamo pensato di avere degli abiti per la Ilda, ma purtroppo il Covid mi impedisce di averti una Amis tutte le volte diversa perché non possiamo restituire. Prossimamente. Comunque devo dire che la Ilda è bellissima anche questa grazie, sera. Grazie Maurizio. Presentiamo. La ospite in studio è l'azienda Metal Car, società situata nel Piacentino che da 28 anni si occupa di progettazione e costruzione di cabine e cofanature motore per mezzi speciali. Tra dirigenti e operai, Maurizio, i dipendenti sono 20. Però... Metal Car è rappresentata dal giovane imprenditore che abbiamo il piacere di avere qui in studio, Diego Mignani. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Buonasera Diego, grazie che sei venuto a Restart. Quanti anni hai Diego? Subito diciamolo. 24, vado per i 25. Accidenti, è vecchissimo, sto dicendo vecchissimo, vecchissimo. Esatto. Dov'è esattamente la tua azienda? La mia azienda è ai Casoni di Gariga, di Podenzano, vicino a Piacenza, praticamente la zona industriale di Piacenza. La zona industriale di Piacenza è abbastanza pullula di aziende, pullula di imprenditori, di voglia di fare, sì, perché c'è... questa particolarità qui di voler fare e di essere così produttivi e restart, come la nostra trasmissione. Lo dico subito per smarcare subito l'argomento, ma io poi passerò oltre. Abbiamo voluto, come così, per avere qua Diego e la sua azienda, per ricordare anche suo papà, che esatto, si chiama? Mio papà si chiamava Paolo. Paolo che è venuto a mancare... Il 4 aprile dell'anno scorso. 4 aprile dell'anno scorso, in piena pandemia, perché abbiamo la memoria del pesce rosso che si dimentica le cose. 9 secondi il pesce rosso si dimentica tutto. Però questa cosa mi ha colpito veramente dal punto di vista umano, perché c'è un aspetto umano di pancia. Esatto. Ma di una famiglia che si è ritrovata coesa subito dopo un fatto veramente inaspettato. Certo che la mancanza di un caro è inaspettato perché... Assolutamente. Però qui abbiamo il giovane che stava studiando... Io stavo studiando fisioterapia all'Università di Parma, tutt'altro settore, e diciamo che alla fine ha cambiato tutto. Quindi, quest'anno. Lo so. Però c'hai la famiglia intorno a te, che è tua sorella. Ho mia sorella. Che si chiama? Mia sorella Silvia. Che la salutiamo. La salutiamo. E mia mamma Stefania. La mamma Stefania che prima nel backstage mi stava dicendo che la mamma Stefania è sempre stata alla cassa, tra virgolette, all'amministrazione esatto, dell'azienda. Sì, mia mamma lavora in amministrazione. Quindi tiene lei la barra al centro. Sì. Tiene lei il timone dove sta andando la cosa. Adesso, diciamo. Non voglio far sorridere, ma è solo per dare un passo là alla cosa e dire che lo stipendio di Diego non è aumentato. Ah no! No. Perché la mamma... Chiamiamo la mamma. La mamma ha detto sì. La prima cosa è gestire gli oneri, giusto? I costi. Perché stiamo parlando con lei, perché diciamo la professione della Ilda, non l'abbiamo mai svelato. Cosa fa Ilda? Io lavoro in un ufficio di tesoreria presso una multinazionale della zona, a Montichiari. E quindi sai benissimo la parola? So benissimo cosa vuol dire avere a che fare con le banche e sì, con tutte le società. Quindi l'aspetto finanziario è importante, sì, è vero. Importante. Però prevenire meglio, è la parola chiave. Meglio che curare. Esatto. Però il nostro imprenditore qua ci parla che non c'è solo la finanza, nella tua azienda ci sono tantissime sfaccettature, a passare dalla fisioterapia
ha la produzione, ha i fornitori, ha i clienti. Raccontaci qualcosa. Beh, è una, diciamo che, come dico sempre, è stata veramente una terapia d'urto. Cambiare di colpo tutta la tua vita, buttandoti dentro una cosa molto difficile, perché oggettivamente la mia azienda è un'azienda un po' particolare, nel senso che lavoriamo molto con prototipi e cose speciali che il cliente richiede. Cosa sono queste cose speciali, questi prototipi? Beh, noi facciamo cabine e cofanature. Ecco. Ah, ecco. Questa, per esempio, è una cofanatura che facciamo per un cliente qua vicino a voi, di Brescia, di Montichiari. Ah, un'azienda Euromac che saluto. Bella azienda l'Euromac, bella azienda. Sì, è una bella azienda, a cui sono particolarmente affezionato. E, beh, noi facciamo cabine e cofanature per tutto. Cos'era quell'attrezzo prima? Cosa quello fa? Lì è un ragno. Il ragno, il famoso ragno per le aziende agricole. È un ragno che lavora sui boschi, in campi molto molto impervi, diciamo. Questo qui si arrampica dappertutto. Si arrampica dappertutto. Prende i tronchi, li solleva, esatto, li sposta. Esatto. Ma quante cose che so, mamma mia. Mamma Maurizio. Mamma mia, dopo non nell'azienda, perdi un colpo. Esatto. Nell'azienda agricola però il ragno è molto utilizzato anche per movimentazione di foraggi, sì, di quant'altro. Sì. E voi fate le cabine per queste cose qui? Facciamo cabine e cofanature. Cos'è la cofanatura? La cofanatura è la parte che sta intorno al motore. E noi gestiamo queste cofanature in maniera abbastanza sartoriale per il cliente. Diciamo, lo fate su misura? Facciamo su misura tutto, completamente. Quindi loro vi mandano l'idea o il progetto? Eh sì, anche l'idea è impossibile e noi cerchiamo di renderla possibile, con l'elaborazione della lamiera. Questo invece? Questa è una delle nostre cabine, tra virgolette, più curata. È per un'azienda cinese, un colosso cinese che si chiama Zoom Lion. Cioè, aspetta, fermati. Tu stai dicendo che stai facendo questa cosa per un'azienda cinese? Sì, è che subappalta un'azienda italiana. Ah, ecco. Praticamente noi lavoriamo per questa azienda italiana che è stata acquisita da un'azienda cinese. Però lo fanno fare ancora voi? Sì, perché il Made in Italy piace. E cosa questa cabina qua che stavi dicendo? Cosa fa? Questa è una cabina praticamente che lavora, che va a posizionarsi su una gru multiterreno, multistrada. È una gru molto grossa per movimentazione merci molto pesanti. E anche questa è totalmente fatta a misura. Quindi questa qui va a finire in un porto magari? In luoghi assurdi. In luoghi assurdi, perché è veramente un mezzo molto strano e molto imponente. Adesso vedendo solo la cabina non si capisce, però è veramente una cosa veramente molto grossa. E voi ne fate parecchie di queste? Di queste abbiamo appena iniziato il progetto, quella lì in foto precisamente era il primo prototipo. Ah. Era la prima uscita da Metal Car, adesso stiamo iniziando con la produzione in serie e i numeri dovrebbero salire. Complimenti, anche per l'inventiva, per le soluzioni. Quindi eccolo qua l'inventiva italiana che viene esportata all'estero, in questo caso qui, proprio dai padroni del mondo dal punto di vista commerciale cinesi. Però l'inventiva italiana qui c'è tutta, c'è dentro tutto qua. Qui c'è l'esempio della Metal Car con la loro capacità di adattarsi, la loro capacità di trasformare qualche idea bizzarra del cliente, esatto, in fatti concreti. Esatto. Questo è quello è che fa il succo, è il succo della Metal Car. Diciamo così. Però io vorrei andare avanti con te. Qual è la tua esperienza di vita in azienda da quest'anno in qua? Beh, innanzitutto la mia esperienza è stata un'esperienza full, nel senso che mi ha impegnato notte e giorno all'inizio soprattutto. Mi sono buttato dentro a capofitto. E piano piano, insieme a voi e ai miei collaboratori più stretti, abbiamo iniziato a cercare di trovare la quadra, perché praticamente è cambiato tutte le sfaccettature che c'erano in azienda. Prima mio padre era al timone, avevo una gestione sua che non era adesso, cioè mi accorgo sempre di più che non è come la mia. Cioè io non ho mai avuto modo neanche di confrontarmi con mio padre, perché lavoravo in azienda ma lavoravo come operaio. E quindi mi sono, tra virgolette, dovuto formare sbattendoci veramente la faccia e creare un po' il mio modo di lavorare. Diciamo che però con l'impegno ho visto che comunque i risultati stanno arrivando. E... Ecco, questo lo voglio dire, non è un passaggio generazionale soft. No. Questo è un passaggio generazionale non programmato, non gestito. Gli eventi della vita, il Covid maledetto ci ha messo il suo gambino, ma... Questo è un esempio anche per molte aziende che ci guarderanno e ci riguarderanno su questo esempio. Tu stai dando un esempio a molti giovani, dice 24 anni, giocano solo con la PlayStation. Ecco,
E avrei qualcosa da dire, la regia dice di no, ma la salutiamo. È bravo stasera la regia. Molto. Lorenzo, simpatico. Stasera mi dà coraggio, però la PlayStation qui lui ce l'ha in azienda. Adesso ti confronti col tuo team, hai detto. Esatto, sì, cosa fondamentale. E poi soprattutto col tempo devi anche riuscire a farti rispettare dal tuo team. Certo. Più che altro è quello importante, e anche dai tuoi clienti e fornitori. Cosa vuol dire farsi rispettare dai clienti e dai fornitori? Vuol dire tanto. Vuol dire per il mio lavoro vuol dire moltissimo, perché all'inizio ovviamente sono un po' tutti spaesati, ti vedono comunque un ragazzino. In Italia poi la figura di imprenditore non è vista in un ragazzo giovane, cioè diciamo che è una cosa molto strana. Con tutte le start-up che ci sono formate da giovani che hanno la tua età? Nel mio settore però è il mio campo metalmeccanico. Dove si smartella ancora sulla lamiera? Si smartella sulla lamiera, i giovani sono carenti a capo delle aziende. Però alla fine se sei una persona seria e fai vedere che comunque c'è impegno e riesci a fare quello che dici, guarda, piano piano confidenza. Quello che tu dici lo fai e dimostri coi fatti. Sì, bisogna dimostrare coi fatti. Coi fatti. La credibilità, diciamo. Esatto, piano piano. Quindi tu è un mix, perché fai tra la produzione, la gestione commerciale, la gestione che i clienti, pagamenti fornitori. Sì, io più che altro sono sulla parte commerciale e gestione clienti. Ho cercato di seguire quella nel mio ambito in maniera più puntigliosa, quella lì è la parte che voglio gestire di più. Sul resto sto cercando comunque, anche tra l'altro assumendo nuove posizioni, che ne ho assunto un ragazzo poco tempo fa, di delegare, perché su certi ambiti vedevo che comunque mio padre si era portato troppo su di sé col tempo. Questo è vero, allora, la gestione di alcuni imprenditori è sempre stata, molto spesso nella figura dell'imprenditore si tiene tutte le deleghe. Soprattutto gli imprenditori un po' datati. Sì, però datati, però hanno fatto la storia dell'Italia, però cambiare, adesso è importante vedere quello che stai dicendo. Secondo me sì, più che altro perché quando ti dedichi a... Penso così, nel senso che quando ti dedichi a troppe cose, alla fine bene, bene, ne riesci a fare poche. Devi riuscire a capire qual è il tuo ambito e fare bene quello. Infatti hai parlato di risorse umane, Aida aveva una domanda per te subito. Perché... Esatto, quali figure state cercando in questo momento? Beh, noi adesso abbiamo assunto una nuova persona, un nuovo responsabile acquisti, che mi gestisce tutta la parte dei fornitori, l'abbiamo assunta circa un mesetto fa. E... Una parola magica, pensate, siamo in pieno pandemia, che stiamo uscendo lentamente, hanno vaccinato circa, con la prima dose, quasi 30 milioni di cittadini, ma ci siamo ancora. Dal punto di vista invece dell'economia, siamo ancora così, alcune aziende come sul Bresciano, molte che guardano all'estero stanno fatturando molto bene, ma molte stanno soffrendo. E lui ha detto una parola magica, ha assunto, non ha licenziato, ha assunto. Assolutamente. Una cosa magica, dici cos'hai assunto? Niente, ho assunto questa persona che mi segue tutti i fornitori, nel reparto gestione compravendita dei fornitori. In più abbiamo dovuto assumere anche una persona disabile, di cui necessitavamo per essere comunque a norma con tutte le leggi che ci sono, e abbiamo assunto anche una persona disabile che ha iniziato a lavorare anche lei un mesetto fa. Cosa fa la persona? È un montatore meccanico, ci troviamo molto bene, per fortuna abbiamo trovato una persona comunque seria e mi trovo molto bene. Attenzione, le persone disabili a cui io sono molto legato per varie iniziative qui sul territorio, cito il ristorante 21 grammi e saluto il centro Bresciano Down qua di Brescia, devo dire che la loro realtà di inserimento lavorativo è molto importante. Assolutamente. E tu però l'hai fatto con i fatti, assumendo proprio anche una persona svantaggiata. Io non la chiamo disabile, la chiamo svantaggiata. Ok. Perché non c'ha niente. Io in confronto suo, che devo fare il montatore, sarò svantaggiato io perché non sono capace neanche di trovare la chiave. Vero. Però mi fa piacere, hai visto Hilda, due persone nel 2021 a maggio. Sì, l'azienda sta guardando, cosa fattura la tua azienda, se possiamo dirlo? Sui 3,5 milioni. Una media piccola azienda del territorio, quanti siete come team totale? Allora, noi adesso siamo una ventina e più me.
Beh, quindi 20 famiglie, come dico sempre. Esatto. Quindi mi hai citato l'acquisto fornitori, quindi c'è una filiera di fornitori che forniscono l'azienda. Sì, molto, molto, molto ampia. Anche perché serve a tutto. Sì, noi poi gestiamo il nostro prodotto dalla A alla Z e il nostro prodotto comunque sotto certi aspetti è nel settore automotive, no? Quindi abbiamo tante componentistiche. Chissà quanti bulloni che ci vanno lì dentro. Molti, molti. Bulloni, viti, questo cos'è? Questo è un caricatore strada rotaia. Noi di questa macchina gestiamo sia la cabina, operatore, e sia tutte le cofanature laterali. Questo qui mi carica le rotaie quando devono essere sostituite. Esatto, sì. Oppure posiziona, sì. Eccetera, eccetera. Quindi tutte cose molto, 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 molto di nicchia, molto particolari. Esatto, sì. Che le vedi mentre sei in treno, dici, ma sì, cosa sarà mai questo oggetto? A cosa serve? Che gli fa? È vero. E quindi anche lavorate anche un po' per il pubblico o per aziende che lavorano per il pubblico? Sì, sì, sì. Cioè, sicuramente. Noi di ambiti ne tocchiamo veramente tanti. Quindi anche dal punto di vista fatturato praticamente quasi tutta Italia? Quasi tutta Italia. L'idea futura mia è comunque di aprire sempre di più anche verso l'estero, perché penso sia molto molto importante e perché vedo che come azienda abbiamo anche margine per lavorare all'estero. Quindi l'obiettivo vostro è di guardare, alzare la testa e dare un'occhiata, perché per estero basta anche l'Europa. Certo. Cioè, se uno dice l'estero, vado in Cile, vado in Papua Nuova Guinea. No, in Papua Nuova Guinea. Lì forse è un po' più difficile. Però ci posso arrivare indirettamente con magari dei clienti che servono a Papua Nuova Guinea. Esatto. Quindi, ma in generale, Diego, i clienti fornitori sono rimasti gli stessi o avete variato qualcosa? Allora, è una bella domanda, nel senso che come fornitori, i fornitori storici sono rimasti. Okay. Qualche cambiamento c'è stato, sicuramente. Invece per quanto riguarda i clienti, di cambiamenti ce ne sono stati parecchi, perché all'inizio ne ho perso subito uno abbastanza importante per noi a livello di fatturato, probabilmente spaventato dalla situazione che si era creata in azienda e ha scombussolato un po' il tutto all'inizio. E però devo dire che alla fine io, insieme ai miei collaboratori, ci siamo abbastanza rifatti subito perché ne abbiamo subito trovati di nuovo. E questo che vi ha abbandonato al momento del bisogno? È così la vita. Sì, è vero che è così la vita, però ricordiamo che la collaborazione tra i clienti, i fornitori, soprattutto per un'azienda, è fondamentale. Ma una cosa che tengo proprio anche a specificare è che con alcuni miei clienti mi hanno invece dato proprio una mano, anche più di alcuni miei fornitori. Nel senso che alcuni miei clienti molto importanti mi hanno proprio aiutato all'inizio. E quindi è una cosa che ti ricordi. Certo, perché nel momento del bisogno, quando cade, vedi chi sono gli amici. Esatto. Esattamente, non quando stai festeggiando. Assolutamente. Quando cade, inciampi. E poi, qui non è caduta dovuta a lui che ha sperperato il denaro della cassa che sua mamma non gli fa mettere le mani sopra, ma è stato proprio un fatto, un evento inaspettato, non voluto, non cercato, triste per la famiglia, perché esatto. Per la famiglia, ricordiamocelo, non è un evento. Beh, Maurizio, un lutto è sempre doloroso. Doloroso, ma vedo sempre che Diego, agli occhi puliti di un imprenditore, di un giovane ragazzo, al sorriso di uno che sta guardando oltre quello che è successo, e se non è restart questo, mi chiedo che diavolo è restart. È la puntata clou del programma. Sì, direi che sia la puntata clou del nostro programma che sta andando avanti, andrà avanti fino a fine giugno, lo dico subito così, la Hilda deve preparare le nuove camicette per la Hilda. Altri outfit. Però metto sull'avviso Lorenzo della regia, che ringrazio per il contributo che ci dà sempre la dottoressa Agnese Scappini, che ci manda sempre un suo contributo per aiutarci in questo programma, che ringraziamo. Da piccola assistevo spesso allo schiudersi delle uova di pulcini con mia nonna. E da piccola allungavo le mie manine per aiutare i pulcini nel loro processo che sembrava così difficile. E mia nonna mi diceva, ogni aiuto che gli dai accorci loro la vita. Non capivo. Oggi so che tutti i movimenti che essi compivano per rompere quel guscio sarebbero serviti poi per mangiare, ad esempio beccare.
scavare con le zampine per trovare animaletti sottoterra, muoversi con il busto e con le ali per poter poi volare. Oggi so che le difficoltà che incontriamo sono in realtà l'esercizio fondamentale per poter procedere in ogni percorso. Allora, Econo Nuovo, imparai che le primissime difficoltà che incontriamo sono fondamentali e determinanti per apprendere poi ad affrontare tutte le successive del nostro percorso di vita. 60 secondi di psicologia termina qui. Sempre calzante gli interventi della dottoressa, perché calza con le difficoltà della vita l'esempio dell'uovo. Vi invito a rivedere questi 60 secondi e riflettere. Qui abbiamo l'uovo, qui abbiamo l'uovo nell'esempio classico della ripresa dell'impresa. Come ti vedi tra 2 o 3 anni, da te e la tua impresa? Ma sicuramente di cose ne cambieranno. Spero di vedere un'impresa più strutturata e organizzata a livello proprio organizzazione aziendale, che è una cosa a cui tengo tanto. E poi il mio obiettivo più prossimo è quello di riuscire ad unificare i miei luoghi di lavoro, nel senso che noi lavoriamo su 3 capannoni differenti e l'idea di fare una sede unica che comprenda tutto quanto è la mia idea principale. Anche per ottimizzare i processi produttivi, i costi, la gestione del tempo, il just in time per i clienti. Assolutamente. Tutte queste cose. Tutto centralizzato. Tutto centralizzato, e vedi che c'è già una visione del futuro. Diamo una piccola informazione anche per chi ci segue, per le piccole e medie aziende come quella di Diego. C'è operativo dal 3 di giugno il famoso intervento di Simest per la patrimonializzazione delle imprese, in cui ci sarà anche una quota a fondo perduto fino a 800.000 euro di finanziamento, ma ci devono essere determinati parametri di patrimonializzazione. Poi ci sono altre 7 linee di Simest per accompagnare le imprese sui mercati esteri. Non tutte le linee vanno bene per tutti, ma queste possono essere un piccolo contributo. Anche le altre linee hanno delle quote di fondo perduto e con un finanziamento a 6 anni, con 2 anni di preammortamento, con un tasso, che andate sul sito di Simest, lo vedete, è pubblico, dello 0,050 di rimborso, quindi praticamente il da bassissimo. Bassissimo, quindi se uno ha dei progetti concreti per guardare all'estero, Simest è la soluzione. Avremo Simest ospite. Non vediamo l'ora. Avremo ospite Simest in TV qua da noi. Okay. E però c'è anche la Sabatini, che si stanno esaurendo i fondi, lo dico così, en passant, segnale d'allarme per le imprese, e questi sono i piccoli segnali che diamo propositivi alle imprese. Notiamo i giornali di oggi che ci parlano del decreto che sta per essere approvato per i finanziamenti alle imprese. Leggete i quotidiani, perché sposteranno fino al 31 di dicembre, diminuendo magari la quota garantita dallo Stato, ma ci saranno ancora fino a fine di quest'anno. Quindi abbiamo dato 3 piccole spillole per le imprese per avere una governance finanziaria, perché accompagna sempre la finanza con lo sviluppo, certo, dell'impresa. Certo. Programmazione, come diceva la Hilda, è meglio. Pianificazione. Prevenire. È meglio che curare. Brava Hilda. Ultima domanda per te, perché mancano ancora pochi minuti prima della fine della trasmissione. Cosa vuoi dire ai tuoi, che si sono i tuoi familiari, che si sono stati vicini in questo momento qua, tua mamma, tua sorella? Cosa ti senti di dire a loro? Come imprenditore e come figlio e come fratello? Beh, sicuramente grazie, perché soprattutto mia mamma in questo cammino mi è stata molto vicino, anche all'inizio, quando le cose... Ricordiamo il nome della mamma? Stefania. Stefania, che sta alla cassa, ricordatevelo. Esatto. E soprattutto all'inizio sono stati momenti molto difficili, perché comunque il lutto era imminente e abbiamo tenuto duro insieme. Adesso qualcosa non era imminente, era presente. Era presente, e qualcosa adesso è uscito, diciamo, tenendo duro insieme. Invece la sorella invece ha un altro percorso formativo. Esatto. Tutto. Ma tu stai facendo, mi diceva la Hilda prima, ha fatto una domanda bella la Hilda. Sono tutte intelligenti le sue domande. prima che qualcuno mi venga... Stavo chiedendo se stavi facendo qualche corso di formazione. Sì. Ho appena concluso, diciamo circa 1 o 2 settimane fa, un corso di negoziazione. Ho fatto un corso che mi ha occupato 4 giorni durante la settimana,
ho dovuto recuperare di notte il lavoro perso. Mi ha aiutato tanto e in più devo dire che mi è stato anche, diciamo, regalato da una persona che ho conosciuto su LinkedIn. Quindi bella questa. Sì. Ringraziamolo pure. Bridge Partners Alessandra Colonna. Bene, la ringraziamo perché queste cose sono importanti, perché l'arte della negoziazione è fondamentale per la gestione dei rapporti clienti-fornitori, ma anche negoziare all'interno è molto più importante. All'interno del team, la negoziazione con i rapporti con i collaboratori, con le richieste, con le esigenze, con gli aspetti psicologici, con gli aspetti familiari. Bisogna essere un po' psicologi. Ecco perché noi abbiamo la dottoressa che ci aiuta con queste piccole pillole psicologiche. Mi è piaciuto molto, l'hai detto tu, cos'è, trainer? Che lo psicologo è il personal trainer della mente, non va sottovalutato. Niente, dalla prossima... Come c'è il personal trainer per l'aspetto fisico, c'è anche quello per la mente. Niente, dalla prossima puntata io non ci sarò, condurrà direttamente. No, la Inta che sta prendendo. Sta prendendo. È fondamentale. Stasera la Inta ha preso dei neuroni, ha preso dei neutrini, qualcosa. Non lo so. Ho avuto una spremuta. Bravissima, Inta, bravissima, complimenti. Un messaggio che vuoi dare, manca pochi minuti, due minuti, un messaggio che vuoi dare a altri giovani, altre persone? Beh, di seguire veramente quello che ti dice l'istinto e il cuore. Se segui quello che ti senti di poter fare, alla fine fai. Dai i tuoi riferimenti della tua azienda, non li abbiamo dati, una mail, un numero di contatto, chi vuole contattarti? Io rispondo direttamente alla mail info@metal-car.com. Il trattino è il meno in mezzo. E il tuo numero di telefono dell'azienda? 335-44-2268. Quindi, signori, aziende, qui c'è un'azienda del territorio, qui c'è un'azienda che sta facendo le start, avete visto cosa fa, contattateli perché è in questi momenti che si danno segnali positivi. In fase di crescita, sì. Quindi vogliamo salutare Ilda e ringraziare i nostri social. La puntata è volata, ringraziamo per essere stati qui con noi, vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo alle ore 18:30, sempre qui su Sky TV, canale 810. Una buona serata. Buona serata. Buona serata.